Ok. Seduta di consiglio del 22 settembre, ore 9:51, appello. Teresi. Teresi. Aiello. Presente. Altadonna. Presente. Cavaliere. Cavaliere. Assente. Di Gesù. Presente. Figuccia, Presente io, cavaliere, cavaliere. presente, sì, presente cavaliere. Figuccia? Figuccia? Assente. Losardo? Presente. Lucido? Presente. Palazzo? Presente. È stabile. Presente. 8 presenti e 2 assenti. Otto presenti e due assenti, la seduta è aperta. Buongiorno consiglieri. Ci Buongiorno. sono interventi sulle comunicazioni? Io vorrei comunicare che io fra qualche minuto dovrò lasciare l'aula ho una visita personale, considerazione che è convocata alle 9:30, sono quasi le 10, io alle 10 ho appuntamento, per cui fra qualche minuto abbandonerò l'aula. Ci sono interventi? Cioè, se ti ancavo tu un significa che non ti Presidente, buongiorno. buongiorno, vuole intervenire o sia stato? Sì, volevo sapere notizie sulla circoscrizione quando si riapre a Largo Pozzillo, perché ci sono appuntamenti per giorno 23, 24 di persone che si spostano, che dovrebbero dare documenti per sposarsi e non sanno cosa fare. Ma io so che tutti i matrimoni della quinta circoscrizione sono stati rinviati, sono stati mandati tutti alla seconda circoscrizione. Però lo dico che erano gli appuntamenti di lunedì, cioè di ieri. Sì, Quelli a venire non lo so, per cui ci informiamo bene e beh, verifichiamo. io ho persone al giorno 23 che avevano appuntamento per non per Ripeto, sposarsi, ma per io dare avevo documenti. Alcune famiglie che sposavano e dovevano andare per appuntamento al municipio lunedì e Sì. gli uffici mi hanno detto che hanno spostato tutto alla seconda circoscrizione La a seconda. Brancaccio. Però Addirittura. ripeto, io parlo degli appuntamenti di lunedì, quelli Ok. a venire non so, ci informeremo e capiremo un po' il da fare, qual è il da fare. Anche perché avevo anch'io una domanda da fare al segretario, se ne è informato. C'è gente che deve presentare il bonus luce che era già prenotata per questa mattina, giustamente avendo trovato chiuso, giustamente volevano capire come muoversi e cosa devono fare. Il segretario mi sa dire qualcosa? Sinceramente non so, potrebbero avere messo qualcosa fuori, attaccato, qualche indicazione. A me il dottor Castellano non ha comunicato niente, quindi di conseguenza non saprei risponderle. Le mandiamo sempre la spalla, tutta fotografia. Chiaro, grazie, segretario. Consiglieri, buongiorno. Scusate, ma. Forse il presidente, prego, presidente. Sì, no, ma velocemente Aiello, perché avevo già comunicato che dovevo aprire ma uscire subito. Ho un problema con la connessione, mi diceva riunione inesistente tra le altre cose. Boh, non so che è successo. Non so che parla. Va bene. Allora, consiglieri, niente, io dicevo che aprivo la seduta e esco perché sto tentando di capire e anche di sentire qualcuno dell'ASP per capire come ci dobbiamo organizzare con Largo Pozzillo. Ci sono una serie di difficoltà per i cittadini, utenti, soprattutto chi si deve sposare, chi aveva presentato documenti. Insomma, abbiamo delle numerose difficoltà che dobbiamo nel più breve tempo possibile tentare di risolvere. Quindi, per questo io non posso seguire i lavori d'aula di oggi e mi metto al lavoro per capire come fare nel più breve tempo possibile a Presidente, ripristinare le condizioni normali. una Sì, domanda breve, prego, prego, ma prego, prego. mi sa dire lo stesso ragionamento, per lo stesso tipo di servizio in merito al bonus luce, che c'era gente prenotata per questa mattina. Mi sa dire se c'è
non lo so cosa deve fare questa gente, se il servizio è stato trasferito in un'altra circoscrizione. Aiello, è successo troppo velocemente, quindi non so esattamente come ci si sta organizzando. Per questo io dico, ho premura di andare a capire esattamente come stanno le cose. Va bene, vi comunico eventualmente in chat, consiglieri, le novità e le procedure. Perfetto, grazie Presidente. Grazie a tutti voi consiglieri, ci vediamo domani. Io invito vedendo l'orario 16:05 per l'impegno che già avevo comunicato per le 10, invito il consigliere più anziano, penso che sia il consigliere Losardo, a procedere i lavori d'aula. Grazie e buona giornata consigliere. Buona giornata. Eccomi, assumo la presidenza allora. Buongiorno Presidente Losardo. Buongiorno a tutti. Allora, ci sono comunicazioni da parte dei colleghi? Qualcuno vuole comunicare qualcosa in merito chiaramente agli episodi che accadono nella nostra circoscrizione? Nessuno vuol segnalare nulla? Perfetto. Sempre le stesse cose, Presidente. La potatura degli alberi, la luce che manca. Se c'erano cose nuove, non ci sono. Come, Presidente, no, sempre le stesse ci sono. Perfetto. Spero che non ci sono di nuovo. Va bene. E allora proseguiamo quindi con i lavori d'aula. Nominiamo allora gli scrutatori nella persona del consigliere Stabile, del consigliere Palazzo e della consigliera Di Gesù. Chi è favorevole? No, cioè, o meglio, chi è contrario lo dico adesso, chi si astiene lo dica pure adesso. Chi è favorevole? Sono tutti favorevoli, il consiglio approva la nomina degli scrutatori. Allora, il segretario è il signor Modica? Sono io il segretario, Modica assistente. Sì, scusi, sì, quinta circoscrizione è il segretario Palumberi, dico bene? Esatto. Perfetto. E allora vediamo cosa possiamo trattare oggi. Ci sono richieste di prelievo da parte dei consiglieri? Di qualche consigliere? Nessuno vuole portare avanti qualche proposta? Niente. E allora, segretario, se lei gentilmente può mettere... Come? E cosa? Togliamo l'audio a Roberto Lucido, al consigliere Lucido, gentilmente? Chi è meglio? Sì. Levati l'audio. Ok. Già fatto. E allora? Allora, io sinceramente ricordo che ieri il consigliere Altadonna voleva trattare il punto 51, poi questo è l'ordine del giorno. Se volete che scorro, mi dica lei Presidente. Intanto lo vedete. Il consigliere Altadonna è presente? Il consigliere Altadonna è presente? Vediamo subito. No, Presidente, non lo vedo. Quindi... Allora è uscito poco fa, che ancora non è diventato, allora niente, non è presente. Presidente, posso? Scusi Presidente. Sì, consigliere Palazzo, prego. Sì, volevo dire una cosa, siccome si sta spegnendo il telefono, visto che sono scrutatore, se dovesse cadere la linea, se mi può sostituire. Scusi in anticipo, ma ho un problema con il cellulare oggi. Ho capito. Va bene, consigliere Palazzo, prendiamo atto della sua affermazione. Allora, ripresento qua l'ordine del giorno. Allora, richieste non ce ne sono, giusto? Allora vediamo se posso... Se lei mi scorre magari... Un altro poco. L'ordine del giorno, magari piano piano, vediamo se possiamo...
Okay. Se possiamo trattare qualcosa. Adesso mi sembra... Siete in 5. Forse non siamo in numero legale. Sì, siete in 5. Vediamo. 1, 2, 3, 4... No, ora no, abbiamo 6. Io... 6. Ora sì, abbiamo 6. 1, 2, 3... No. No, ma da due volte cavaliere, non capisco. No, no, da due volte cavaliere, siete in 5, sì, sarà un problema ovviamente. Delle... Perché ho problemi di connessione, quindi esce ed entra. Ah, ho capito, ok. È come se fosse collegata con due dispositivi. La collega giù si sdoppia, la collega si sdoppia. Perfetto. Sì. E allora, a questo punto non vedo appunto il consigliere Palazzo che aveva problemi anche lui di connessione. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4 e 5, quindi siamo soltanto in 5. A questo punto io purtroppo non posso andare avanti. Dichiaro chiusa la seduta. La seduta è tolta, appuntamento a domani. Buongiorno a tutti e grazie per la domani, buongiorno a tutti. Buongiorno.